Allora, io se adesso qui dentro vado a praticamente a mettere proprio due librerie, cominciamo dagli autori, ci metto praticamente, inserisci, ci mettiamo, allora, Giulio Verne, io lo scrivo in italiano, anzi, Giulio Verne, e quest'altro lo chiamo Pinco Pallo, ok. Ah, Pallo de cognome. Pallo de cognome, esatto. Esegui, ok. Vado dentro la database libreria, poi prendo praticamente libri e ci inserisco. Allora, titolo del libro, dal termo. Alla luna, e poi ne inserisco un altro che poi attribuirò solo a Giulio Verne. Lo chiamo 20.000 leghe. A 20.000, ok. Faccio esegui e ho praticamente i miei due libri, ok. Me ne vado praticamente dentro la database libreria. A questo punto, noi queste operazioni, vi ripeto, le stiamo facendo a manina utilizzando le maschere. Poi in PHP bisogna costruire delle maschere fatte con dei cruciform che fanno queste operazioni. E purtroppo quella è la parte faticosa, non tanto a capire quasi scrivere il codice, perché non è, esistono dei sistemi che le generano in automatico, alcuni framework che le generano in automatico, però non è il nostro caso. Allora vado dentro libri autori, vediamo non sbagliarci. Giulio Verne è 1 e Pinco Pallo è 2, Dalla terra alla luna è 1 e 20.000 leghe sotto i mari è 2. Quindi vado dentro libri autori e scriverò, inserisci. Allora prendiamo il primo libro, che è praticamente l'1, autore 1, quindi sto vedendo Dalla terra alla luna. Libro 1, autore 2. Quindi questo libro è stato scritto da tutte e due, Giulio Verne e Pinco Pallo. Ok? Esegui. Ok? Poi arrivato un'altra volta dentro, inserisci. Voglio che il libro 2, invece, 20.000 leghe sotto i mari, sia scritto solamente da Giulio Verne. Punto. Faccio esegui. Ok? Adesso per vedere se questo database è stato progettato bene, l'unica cosa che possiamo fare è fare un'interrogazione come abbiamo fatto prima, in maniera molto semplice, senza entrare nel dettaglio della sintassi che vedremo successivamente, e capire come fanno a uscire tra loro i risultati corretti. Ok? Me ne vado dentro database libreria. Mi vado, allora voi tenete aperte le tabelle così mi dite se i campi li scrivo giusto. Allora me ne vado dentro la sezione SQL e voglio selezionare select titolo virgola nome virgola cognome, giusto? Sì. From, le tabelle sono libri virgola autori virgola e libri autori, ho scritto? Libri e scuola. Autori. Ok. Where id libro è uguale a pid libro. Adesso le relazioni, il legame, non ne devo mettere solamente una, ne devo mettere tutte e due. Sia quella che da libri va verso autori libri, che quella da, che da autori va verso autori libri. And, perché devono essere soddisfatte tutte e due contemporaneamente. And fa il contrario. Esatto. Id autore è uguale a pid autore. Notate che io metto sempre, scusate qui mi è partito un underscore troppo, io metto sempre il campo della tabella madre a sinistra e il campo della tabella figlia, cioè la foreign key, a destra. Non è obbligatorio, se voi li invertite e mettete nella prima PID libro uguale a D libro e PID autore uguale a D autore,
funziona ugualmente la relazione, guardate bene, però è una questione logica che io parto sempre dalla tabella madre e punto alla tabella figlia. Tabella madre e punto alla tabella figlia. Quindi anche i campi metto prima quello che fa della tabella madre, quindi T libro, P del libro, il T autore, P del autore. Ok? Allora io qui dentro mi fermo un attimo, me la copio, scusate, ho fatto select V, faccio copia, me la metto dentro il mio bel fileetto, CTRL V, questo in teoria dovrebbe essere di B, allora. Libreria, okay. Allora libri, autori e libri, autori, di libro uguale P del libro e di autore uguale P del autore, faccio esegui, ok, notate che lui mi ha tirato fuori, dalla terra alla luna, l'ha scritto Giulio Verne, poi mi ha tirato un secondo record, dalla terra alla luna l'ha scritto Vinco Vallo, e poi mi ha tirato fuori il terzo record, che poi in effetti è il secondo, 20.000 righe sottimali l'ha scritto solamente Giulio Verne. Allora andiamo a vedere, mi riprendo la query, guardate prima qua, poi la copiate, guardate prima qua come la copiate, intanto ragioniamo. Ragioniamo sul risultato. Come detto, era la luna, l'ha scritto Giulio Verne e l'ha scritto Vinco Vallo, quindi c'ha due autori, mentre 20.000 leghe sottimali l'ha scritto praticamente Giulio Verne e basta. Ritorniamo nel riquadro della query, dico voglio vedere and che ne so, nome è uguale, anzi facciamo sul cognome, and cognome è uguale a Verne. C'è la G dice la G. Cognome. Allora questo me la copio. Copia. Me la metto qui dentro. CTRL V. Ok. Faccio eseguire questa query. Notate che mi ha tirato fuori solamente due record. Perché io ho messo come filtro, fammi vedere tutti i libri e tirami fuori il titolo e il nome e il cognome, però io ho messo un ulteriore filtro, fammi vedere solo quelli scritti da Giulio Verne. Quindi anche se il primo l'ha scritto Vinco Vallo, io non gliel'ho richiesto. Se qui io inverto la mia query e ci metto, anziché Verne, ci metto Vallo, perché mi sembra che era Vallo il cognome, giusto? Sì. E faccio esegui e lui me ne tira fuori solamente uno. Giustamente, perché lui ha scritto solamente quello. Quindi vedete, questa semplice operazione di raccordo fra due tabelle, mettendo dentro una tabella che dentro c'ha il puntatore a una tabella e il puntatore a un'altra tabella, mi ha risolto i problemi di ridondanza dei dati. Qui dentro l'autore compare una volta sola, il libro compare una volta sola e la corrispondenza autore-libro compare n volte quanti sono il numero di autori che hanno scritto praticamente quel libro, così come la corrispondenza libri compare n volte quanti sono i libri che ha scritto quell'autore, chiaro? Mentre nell'altro caso non c'è avere scampo, o facciamo doppi record da una parte o facciamo i doppi record dall'altra, ok? Questo tipo di relazione, vi ripeto, che vedete qui dentro è quella che viene chiamata relazione molti a molti. Un libro può essere scritto da uno o più autori, lo stesso autore può scrivere uno o più libri. Questa è una relazione che adesso noi espanderemo un attimo per farvi capire che le relazioni molti a molti si comportano un po' come una rete a stella in cui c'è una parte centrale e poi una serie di informazioni che si diramano a stella, come se fosse una ruota della bicicletta. Poniamoci il seguente problema. Molte volte gli autori intervengono nei libri non solo come autori, ma anche come curatori, o quelli che fanno la prefazione, o quello che fanno praticamente l'introduzione. Quindi non è detto per forza che la stessa persona abbia partecipato a più libri sempre con lo stesso ruolo o qualifica, no? Allora, supponendo di voler inserire all'interno di questo database una tabella in cui siano catalogate i ruoli, che può ruolo, qualifiche, chiamatele come vi pare, in cui determinate persone partecipano alla realizzazione di un libro,
Io qui creerò un'altra tabella, chiamiamola qualifiche, ci metterò dentro, che ne so, due campi, l'ID della qualifica per identificarla in maniera unica e la qualifica per esteso, sai, autore, curatore, quello che ha fatto, che ne so, la prefazione e cose di questo genere. No? Quindi qui dentro due campi, tre campi, se ci voglio mettere anche lo stato, basta l'avanza. Qui dentro io ci metto ID, qualifica. Questo è un intero e me lo metto praticamente come auto-increment, come chiave primaria. La qualifica. Un varchar di 40, basta avanti. Uno stato della qualifica, giusto se si è persa nel tempo. Boolean, valore di default 1. Guardate che noi stiamo sempre a girare intorno agli stessi tipi di campo, sempre intorno agli stessi tipi di informazioni che mettiamo dentro. Un po' è quasi normale, viene quasi naturale scrivere le cose di getto. Salva. C'ho la mia bella tabella qualifiche, centro dentro e mi inserisco due record. Ci metto, che ne so, autore. Scritto qualifica mo lo cambio, se l'ho scritto all'incontrario, autore, poi ci metto curatore, per esempio, due qualifiche ci mettiamo, no? Giusto per metterne due diverse. Quindi la prima avrà ID 1, la seconda avrà ID 2, ok, perfetto, me la inserite, me le vado a vedere, mi devo cambiare il nome del campo, quindi vado in struttura, mi prendo questo campo che l'ho scritto male, faccio modifica e me lo cambio, l'ho scritto alla rovescia. Poi ma capita, non... sì. Qualifica, salva, così è scritto normale. Perfetto, lo scritto. Cosa hai fatto nella tabella qualifica? I valori, che cosa hai inserito? Ci ho messo dentro praticamente due record, uno che c'ha ID 1 autore, due che c'ha ID 2 curatore. Sono le qualifiche che potrebbe essere pure ha fatto l'introduzione, la prefazione. Quindi qualifica. No. È il ruolo praticamente con cui la persona è intervenuta su quel libro. Mi sono perso però. Allora, database libreria. Ho cliccato qualifica. Sì. Inserisci. Sì. Qua mi sono perso poi. E qui dentro, qualifiche, dove se la inserisci, qua. Dentro metti praticamente, qui dentro al primo metti autore e al secondo metti curatore. Ok. Quindi autore è dato 1. Sì, curatore. Se lo prende lui automaticamente, nella stessa posizione ordinaria con cui li ho inseriti io, ok? Autore e curatore, giusto per far vedere un esempio. Okay. Allora, se mi ritorno dentro il database libreria, e me ne vado nel design, mi è comparsa una terza tabella, io la metto qua. Questa terza tabella, lasciamo perdere il nome che abbiamo dato alla tabella autori, che quella la potevo chiamare in maniera più semplice, la potevo chiamare nominativi, guardate bene, così era molto più generica. Non ci facciamo fuorviare dal fatto che quella si chiama autori e qui dentro c'è sta autore, quella è una tabella dei nominativi, c'è sta nome e cognome della rinascita, cavolate varie. Questa tabella praticamente qua mi permette di dire, dato un libro è stato scritto da più persone, la persona può aver scritto uno o più libri, oppure la persona è intervenuta in quel libro, con quale qualifica? Una volta è l'autore e una volta è il curatore. Quindi se io all'interno praticamente di questa tabella centrale aggiungo un altro puntatore, PID qualifica, così me ne vado dentro libri autori, struttura, e ci aggiungo un campo, lo mettiamo alla fine della tabella, e ci metto PID qualifica. Ok?
di tipo intero, solo quello, come tutti gli altri. La tabella libri autori è stata modificata con successo. Me ne vado un'altra volta dentro al database libreria. Massimo, si è bloccato il computer. No. Sta a girare a vuoto? Non lo so. No, devi chiudere, mi sei aperto pop out, non mi vedi la prima. Ti sei aperto? No, non c'è. No, vedi, c'è scritto sotto, sì, chiudilo. Ecco, ok. Dentro al libri, è giunto. No, sta per essere sempre parlando, ti conviene praticamente chiudere il browser e riavviare. Ah, ecco, fai così, che fai prima. Ogni tanto succede, purtroppo. Quindi dov'è, che cosa hai fatto adesso? Sei andato in... Adesso sono entrato praticamente dentro al design, ho inserito praticamente il terzo campo praticamente dentro la data. Il libro autore ha inserito un altro. Ho inserito il puntatore a qualifica. Sì. Vedi, guardate lo schema. Ho inserito il puntatore a qualifica. Vedi? Il pinto qualifica prima non c'era, l'ha inserito. Non c'era, l'ho inserito adesso. Quindi se io adesso creo un'altra relazione. Ok. Questa struttura che vedete sta diventando quasi a stella, vedete, c'è una parte centrale da cui si diramano praticamente tutta una serie di informazioni, mi permette di ampliare, di anzi di dettagliare meglio praticamente le informazioni del mio database dicendo, dato un libro, io posso sapere chi sono i suoi autori, o cioè posso sapere le persone che sono intervenute su quel libro e con quale qualifica ci sono intervenute. Allora facciamo questa semplice modifica per capire se abbiamo fatto bene il database. Prendiamo il libro Dalla Terra alla Luna, e quello c'ha praticamente due nominativi che ci hanno partecipato. Giulio Verne lo lasciamo come autore e Pinco Pallo lo mettiamo come curatore. Quindi io me ne entrerò dentro questa tabella centrale, questa qua, e nell'ID libro, dove c'è ID libro uguale a 1, io metterò che praticamente Giulio Verne è l'autore, quindi avrà ID qualifica uguale a 1. Pinco Pallo invece è il curatore, e inventeremo come qualifica, ID qualifica uguale a 2. Ok?